Quella sana rivalità fra cugini che proprio non ci sta a stare dietro a Hyundai nel territorio dell'elettrificazione. E quindi qui a Ginevra non solo ci presenta Niro elettrica che conoscevamo già, Saul elettrica che abbiamo imparato a conoscere, ma anche tutta la rinnovata gamma di Niro per quanto riguarda ibride e ibride plug-in. Beh, in questo caso si tratta di un restyling, le novità non sono effettivamente tantissime, ma portano, ma uniformano un po' la Niro ai nuovi modelli, soprattutto sia per l'anteriore, per esempio, dove abbiamo finalmente il full LED, che per l'infotainment, infotainment che cambia generazione e ci porta ad avere un'interfaccia più fluida, un'interfaccia più usabile. Peccato per il nome, si chiama Uvo, a quel punto tanto vale chiamarlo Ugo, no? Uvo Connect, quindi non sarà proprio il migliore dei nomi, però andiamo a vederlo al volo qui sul display. Innanzitutto vi specifico che questa è la plug-in hybrid, ma in realtà la EV e l'ibrida non cambiano nella disposizione dell'abitacolo, eccezione fatta poi ovviamente per la leva del cambio che c'è nelle versioni con la motorizzazione termica, mentre in quella elettrica abbiamo la nuova versione, quindi con i tastini. E un'altra caratteristica interessante è la possibilità di andare a personalizzare con i widget. Quelli che vedete a sinistra sono tutti widget, quindi io decido per esempio che nella mia schermata principale voglio le informazioni del viaggio, me le affianco qui, poi torno alla home e vedete che sono spuntate nella schermata principale un display dei 10 pollici. A bordo c'è una SIM integrata nascosta alla vista, c'è anche un pezzo importante per il futuro, ovvero questa è l'ibrida, ve lo farò vedere poi magari nell'elettrica. Quando voi andate nella modalità elettrica, il database delle colonnine ci propone le stazioni di ricarica, la loro disponibilità e i dati su tipo di spina, quindi la connessione e potenza erogata. Ovviamente immancabili anche Android Auto, Apple CarPlay, ma soprattutto la cosa interessante è che anche sulle ibride plug-in c'è l'applicazione, applicazione che poi vi permette di gestire da remoto per esempio la preclimatizzazione, oppure scaricarvi tutti quei fantastici e simpatici dati che vi dicono un po' come è andato il vostro viaggio e qual è lo stato della vettura. Un'altra cosa interessante è che il Bluetooth di bordo qui vi gestisce due dispositivi contemporaneamente e ovviamente c'è anche la strumentazione digitale, ormai immancabile. Quel che resta identico per le due invece è la motorizzazione 1600 GDI. Qui vedete un po' uno specchietto, il termico è associato a un elettrico, cambia la batteria. Per l'ibrida plug-in abbiamo 8.9 kWh, quindi 50 km circa in WLTP, per invece l'ibrida tradizionale abbiamo una piccola batteria 1.56 kWh per assistere il motore nelle fasi di transitorio. Disponibilità seconda metà del 2019 con la solita garanzia di 7 anni o 150.000 km, per la quale vi ricordo dovete ringraziare Kia Ceed, di cui trovate il video tra l'altro sul canale. Bene, qui potete notare la differenza tra il nuovo sistema Uvo, che io chiamerò Ugo perché mi confonderò un sacco di volte, e invece quello tradizionale. In quello tradizionale vi faccio vedere che poi c'è tutta la gestione elettrica, quindi quella che abbiamo già visto anche in casa Hyundai, con l'autonomia, con la possibilità di andare a impostare i limiti di ricarica. Insomma, niente di nuovo, perché appunto il gruppo sta riutilizzando tutta questa parte e tra l'altro fa bene, perché già in partenza avevano fatto un buon lavoro di sviluppo e soprattutto tante informazioni, tante possibilità di personalizzazione. Ovviamente qui siamo sull'elettrica, è presente anche il Winter Mode, e dovrebbe essere da qualche parte qui, vediamo se lo ritrovo. Eccolo qua, in francese si chiama Mode Hiver, però è la modalità che ci permette di climatizzare il pacco batterie sia in carica che in scarica. Come vi anticipavo, Saul EV quindi eredita sì dalla Niro ma anche dalla Kona un po' tutta l'infrastruttura elettrica, la doppia disponibilità della batteria 40 circa e 64 kWh, l'autonomia fino a 450 km il dichiarato sempre in WLTP, ma la grande novità, come avrete potuto vedere dalle immagini, è proprio all'interno, perché l'infotainment anche in questo caso è il sistema Uvo Connect, quindi Niro plug-in nuova, restyling, Niro hybrid e Saul lo montano, mentre invece e-Niro, essendo precedente, si deve accontentare del vecchio sistema che cambia un po', ha lo schermo opaco molto bello, ma in realtà la fluidità, perché l'hardware è stato sovradimensionato su questi nuovi modelli, è sicuramente migliore, e sono migliori anche le possibilità di interazione, la connessione, che poi in ottica di colonnine di ricarica è davvero molto importante, e soprattutto qui c'è anche l'app. Un'altra cosa interessante è che poi ci sono stati vari affinamenti anche nell'abitacolo, tra cui per esempio la disponibilità del sistema di Harman Kardon all'interno della Saul EV. Ed eccolo qua il sistema di infotainment e la strumentazione, sempre digitale, sempre opaca, una cosa che mi piace molto, opaco anche qui, ma come vedete rispetto alla Niro questa Saul ha ampliato molto le dimensioni, qui vedete la scritta Harman. Vi faccio vedere al volo nei punti di interesse, vedete le stazioni di ricarica che voi potete selezionare intorno al percorso. Se noi andiamo a selezionarne una, lui ci manda direttamente lì, ma tra l'altro possiamo anche vederle qui sulla mappa, in questo caso
eccola qui, la colonnina con la stazione di ricarica che poi andiamo a scegliere tramite il menu. Bene, quindi questo era tutto con Kia qui al Salone di Ginevra, non di Barcellona, lo so che nell'altro video me l'avete menata fino alla morte. Le nuove novità di Kia, quindi la Soul elettrica, le ibride le proveremo a breve, ci sono tante altre cose da dire, ma sono le stesse che abbiamo detto per esempio per gli altri modelli, come la guida autonoma, il livello 2, tutti i sistemi di ADAS, insomma, tanta carne al fuoco. In descrizione trovate come al solito il link completo con anche dati di autonomia, potenza dei motori e via dicendo. Luigi Menita per HD Blog, ci vediamo al prossimo video a Ginevra, ciao!